sta finalmente depositata la sentenza, l'abbiamo potuta leggere. Posso dire che anche la tempistica un pochino ci ha colto di sorpresa, perché comunque sono 66 pagine molto densi di dottrina che sono state depositate in un arco temporale veramente molto breve. E le abbiamo lette, io continuo ad avere le medesime perplessità, peraltro condivise da molti studiosi del diritto con i quali mi sono confrontato in questi giorni, i quali tutti mi hanno detto che effettivamente, a loro avviso, la Corte è entrata molto nel merito della vicenda, travalicando probabilmente quelli che sono i poteri che gli sono demandati dalla legge. Quello che posso dire io è che ci sono due circostanze affermate con forza dalla Corte e che a questo punto diventano indubitabili. Il primo dato è che Riccardo è morto con causa scatenante della condotta degli agenti, e questo viene affermato e riconosciuto dalla Corte, contraddicendo quella era una delle tesi difensive che attribuiva all'assunzione della cocaina uno dei fattori unici scatenanti dell'evento che si è poi verificato. L'altro aspetto è l'analisi nel dettaglio dell'elemento soggettivo, che è quello sul quale la Corte ha basato il proprio convincimento per l'assoluzione degli imputati. Ecco, a mio avviso, quando si va a toccare l'elemento soggettivo, trovarsi questi tipi di considerazioni da parte della Corte di Cassazione un po' dispiace, perché quando si considera l'elemento soggettivo rientrano nell'ambito della valutazione dei giudici non soltanto le condotte contestate nel capo di imputazione, ma tutta una serie di circostanze, sia precedenti sia, come in questo caso che ci riguarda, successive rispetto alla condotta contestata, che possono essere necessarie e sufficienti per fondare il giudizio e la valutazione del giudice sull'elemento soggettivo. Chiaramente la Corte non può avere tutti gli atti, non può avere i video dei quali molto spesso si è parlato, non hanno le trascrizioni delle varie udienze dibattimentali, per cui a mio avviso entrare nel merito o comunque analizzare l'elemento soggettivo prescindendo da tutti gli altri elementi che comunque sono stati oggetto di valutazione del giudice dell'udienza preliminare, del giudice di primo grado e della Corte di Appello, a mio avviso ha fatto mancare un tassello importante alla valutazione di questa vicenda.